Riceve la notizia della revoca del reddito di cittadinanza e fa irruzione al comune di Terrasini, in provincia di Palermo. Entra nella stanza del sindaco e la cosparge di benzina, quindi minaccia di suicidarsi dando fuoco a tutto. Sono stati attimi di paura nel palazzo di città del piccolo comune del palermitano. Alla fine il presidente del consiglio, Marcello Maniaci, è riuscito a far desistere l'uomo dal gesto disperato. L'autore è un sessantenne disoccupato. Al loro arrivo i militari dell'arma e i sanitari lo hanno trovato già inoffensivo e lo hanno accompagnato all'ospedale di Partinico per accertamenti. È da subito apparso in forte stato confusionale, particolarmente alterato. È solo il primo degli episodi che si teme possano avvenire nelle prossime ore. La Sicilia è la regione con il maggior numero di benefici sospesi, quasi 37.000. Si torna a sparare e in pieno giorno in uno dei quartieri più popolosi e trafficati di Catania. Due persone sono rimaste ferite da diversi colpi di pistola esplosi in pieno centro, nel cuore della città, tra San Cristoforo e i Cappuccini, in via Santa Maria della Catena, poco dopo le 11 del mattino. Uno dei feriti, un sessantenne, è stato raggiunto al torace. L'altro, un giovane di 28 anni, sarebbe stato colpito di striscio ad una spalla. Forse quest'ultimo ha provato a ripararsi nei pressi di un portone dove sono state trovate macchie di sangue. Il sessantenne sarebbe il più grave, è ricoverato in prognosi riservata. Si tratta di un falegname che lavora in un'attività vicino al luogo della sparatoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che poco dopo hanno trovato l'arma da cui sono stati sparati i colpi, una pistola a salve modificata, poco distante, in via Idria. I militari hanno trovato alcuni bossoli davanti a un esercizio commerciale e hanno ascoltato i testimoni, ma gli investigatori non hanno ancora chiarito la dinamica dei fatti e si cerca di risalire a chi è esploso i colpi di pistola. Dallo scorso maggio sono stati 4 gli episodi di violenza a Catania, con spari registrati in pieno giorno in diversi quartieri della città. L'incendio all'aeroporto di Catania sta provocando disagi da oltre 2 settimane. Valutare la responsabilità e i controlli effettuati diventa un caso anche per il Parlamento nazionale. Il Senato ha approvato all'unanimità, col voto favorevole del governo, perché si indaghi sulla gestione dell'incendio che ha mandato in tilt l'aeroporto Fontana Rossa. A sollecitare l'intervento istituzionale Cateno De Luca, leader del Sud Chiama Nord, che a Buongiorno Sicilia annuncia che la mozione presentata dalla senatrice Daphne Musolino è stata approvata da tutti i gruppi parlamentari. Una commissione dovrà accertare se c'è anche da parte, in questo caso dell'Enel, una realizzazione di un manufatto comunque non conforme agli standard, perché un cavo dell'alta tensione che passa sotto il sistema aeroportuale, questo onestamente ancora mi inquieta di più. Si scopre che non sarebbe stata la stampante a provocare il cortocircuito nello scalo, ma un cavo dell'alta tensione che passa sotto l'aeroporto. A dare l'allarme è una dipendente di un'agenzia di noleggio auto che ha visto il fumo uscire dalle grate dell'aria condizionata. Da qui la mobilitazione generale e l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia. Presenti in una situazione particolare, già critica, denuncia il sindacato SIAP delle forze di polizia che aveva segnalato la carenza all'interno dello scalo. Tante situazioni paradossali, no? Dai box delle cabine aeroportuali per i controlli di frontiera, alle uscite di sicurezza delle aree, diciamo, high-side, se devo dire quelle riservate. Tutta una serie di incongruenze che mi hanno fatto notare effettivamente che l'aeroporto, insomma, è rimasto quello del 2007, né più né meno, pur avendo il doppio dei passeggeri in transito. Continuano intanto i lavori di bonifica nel terminal A. Cappello e sciarpetta, con il suo look inconfondibile, Zucchero ha conquistato la Sicilia. La prima tappa da Agrigento, le altre 3 al Teatro Greco di Siracusa. Dalla Germania alla Romania, passando per la Spagna, l'Austria e naturalmente la sua casa, l'Italia. Il World Wide Tour tocca diversi paesi, segno che la musica del grande Fornaciari piace a tutti. La Sicilia lo ama, a testimoniarlo il sold out in tutte e 4 le date, ma è così ovunque va, ogni concerto è un grande successo. Pianto fiumi su di noi.
quella che non sei, ora quella che non vuoi. Spazio per un duetto con la figlia Irene, ma grazie alla tecnologia lo ha potuto fare anche con Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007, un omaggio apprezzatissimo. Sono più di 60 milioni i dischi che il bluesman emiliano ha venduto nel mondo. In 40 anni di carriera ha scalato classifiche e cantato con i più grandi artisti della scena internazionale. Un mese fa al concerto dei Coldplay a Milano, dalla platea è passato al palco per un duetto del tutto improvvisato. Ma improvvisando o no, gli applausi ci sono sempre. È pur vero che è sempre calcio estivo, ma sicuramente pareggiare con una formazione di categoria inferiore, e per lo più neopromossa, non è certamente un segnale incoraggiante. Il Palermo non va oltre l'1-1 con il Legnago, compagine promossa in Serie C. Il Palermo non ha giocato una grande partita, ma tra calciomercato e lavoro sul campo c'è comunque ampio margine di miglioramento. Le assenze per infortunio e i ritardi sul calciomercato stanno pesando nell'economia del lavoro di Corini. Match ieri sbloccato da Brunori, imbeccato da Ceccaroni. Poi nella ripresa, dopo il rigore fallito da Insigne, è arrivato il pareggio degli avversari. Io penso che la squadra ha lavorato bene con grande intensità, abbiamo fatto un lavoro importante anche ieri da un punto di vista sia tecnico-tattico che atletico, abbiamo carichi importanti ma la squadra sta facendo delle ottime prestazioni da questo punto di vista, siete troppo intelligenti per non capire che abbiamo adattamento in diversi ruoli in questo momento, però quello che, su cui stiamo lavorando, quello che sono poi i principi che stiamo portando avanti li ho visti in campo, secondo me abbiamo affrontato una squadra che dal punto di intensità del ritmo e anche dal punto di vista del fallo tattico ci ha condizionato molto le giocate. È stata una partita molto atletica, molto fisica, molto combattuta, l'abbiamo retta. Mercato, il Palermo dovrà presentare un'offerta importante se vorrà affondare il colpo per Niccolò Corrado. L'esterno di proprietà della Ternana è uno degli obiettivi per la fascia sinistra della difesa. Un'altra opzione è rappresentata da Gianluca Di Chiara, ma in questo caso bisognerà attendere gli sviluppi sul caso Regina. La festa è catanese. A Bacoli, nel napoletano, e trionfo rossazzurro nella canoa polo. Sport da sempre munifico di risultati per il territorio etneo. È il secondo scudetto per la squadra maschile della polisportiva Canottieri Catania. In finale la vittoria decisiva con il punteggio di 3-2 contro i padroni di casa del Canoa Club Napoli. Ed è un atto conclusivo al Cardio Palma, visto che si decide al golden goal. Il successo porta la firma indelebile del giovane Francesco Barbagallo. Il polista della nazionale azzurra decide l'accesa finalissima al supplementare, segnando di forza la rete decisiva, e poi commenta così: lo so, mancavano 10 secondi di shot di metterla dentro per poter vincere questo scudetto. Con la conquista di questo tricolore, il palmarès del Circolo Canoa Catania, che riunisce la polisportiva Canottieri maschile e femminile oltre allo Jomar, conta 185 titoli italiani, comprendendo anche la canoa olimpica e il Dragon Boat. È stata una bellissima partita, una bellissima finale, degna di 16 campioni, 8 del Napoli e 8 stratosferici di Catania che hanno conquistato questa finale. Dopo tanti anni a Catania va un altro scudetto. La partita con i napoletani è vibrante, gli azzurri riescono sempre a riagguantare gli etnei, prima sull'1-1 e poi sul 2-2, fino alla rete decisiva di Barbagallo che fa scoppiare la festa della squadra, del presidente di coach Alessandra Catania e del DS Fabrizio Messina. Polisportiva Canottieri Catania che a Bacoli ha sfiorato l'Amplein. Le ragazze infatti hanno perso il titolo dopo 12 anni di successi consecutivi. Ad imporsi in finale è stato Rovigo con il punteggio di 4-2.